E niente, hola gringo, rieccoci qui. No, no, neppure stoppato la registrazione, siamo sempre qua. Questo video lo taglierò sicuramente in due pezzi perché altrimenti verrebbe troppo lungo. Però, ok. Allora, prendiamo questo. Sto facendo un massacro. E ora però muoio. No, seriamente. Allora, l'ultima volta abbiamo parlato delle navi dei pirati. Direi che concluderemo nel prossimo episodio l'argomento dei pirati. Ma 20 colpi in testa, buono, headshot, bitch. Ma in questo episodio vorrei parlare un po' del fattore dei platino, insomma, dei trofei, dello sbloccare tutti gli sbloccabili. Oddio. No, oh, bene. Meglio guardare dove In cammino. effetti, di sbloccare tutto, comunque molto ma molto bello, eh. Wow. Ok. Un remastered, quindi è meglio di Dark Souls 2 l'acqua. Va bene, ok. Allora, dicevo che il fattore di sbloccare tutti i trofei, che c'è gente che tenta di. Non si può rompere, passiamo accelerato. Che tenta di sbloccare tutti i trofei anche quando il gioco. Resisti, Elena. Elena, non ti ammazzo, stai ferma. È impossibile. Vabbè, neanche se la prendessi non mi darebbe l'uccisione. Dicevo, oddio, che salto che c'è qua. Madonna. Noi faremo finta che non sia successo niente, vero? Non l'avete visto, dai, non l'avete visto. Dai, ditemi che non l'avete visto perché. E da questa parte! Ok, quello si ammazza solo. Non l'avete visto quello. Meglio guardare dove Ok, cammino. dicevo che molta gente prova a sbloccare praticamente tutti i trofei. Anche a giochi che non gli piacciono. Ad esempio, qui in Uncharted, io ho pensato, ho detto, vediamo quanto è il platino bisogna giocarlo a difficoltà difficile con altri collezionabili, eccetera. Non c'ho voglia. Sì, ok che mi piace, ma non così tanto da farmelo rigiocare un'altra volta o due volte anche, capite, no? Per carità, è un grandissimo gioco, è un vecchio capolavoro videoludico, però non c'ho voglia di rigiocarmelo andando a cercare tutti i collezionabili, tutte le robe, ok? Mentre conosco gente che si va a fare i trofei di platino anche solo per il gusto così della difficoltà, anche a giochi che non tanto gli piacciono, eh? Non a giochi che gli piacciono da 1 a 10, che ne so, 9, dice, no, anche a giochi che gli piacciono 7, più o meno, loro lo tentano di platinarlo. Passiamo da qui che lì c'è la roba. Oh, Stai madonna, scherzando. ma che è? No, 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 madonna, cazzarola, Lo sotto morite. tiro. Ma che è, oh? Ma quello lì è un bazooka. C'è il bazooka? Dai, muori. Quello lì c'è. Ma oddio, ancora non sono morto. Sì, sono immortale. Bene. Recupero la vita. Da sola, ovviamente. Ok, eliminato quello, adesso sarà molto più facile. Stavo dicendo che, ad esempio, io sto provando a platinare Batman Arkham Knight, ma cioè, non è che. Porca Eva. Non è che ci sto lì a perdere l'intera esistenza, ma poi per le altre cose è un gioco che mi piace moltissimo. Un gioco che ho adorato alla follia. Un gioco che ritengo un capolavoro nel suo genere, ok? Quindi lì ci sta, ma quando vedo gente che si va a fare i platino anche su giochi che non gli piacciono proprio, non ne capisco tanto il motivo. È un modo per dire, ah, io ce l'ho più lungo, solo per quello e basta. Basta, fine. Perché magari il gioco poi. Dico, No, ho proprio preso quello il che lanciagranate. sembrava. Perché il gioco poi magari neanche gli piace. Dinamitardo triplo. Sto coso sì che spacca i culi, eh. Boom. Vai, dai. Ok. Mi sa che salvo perché forse. Siamo attorno ai 10 minuti fra prima e ora. Credo di sì. Vabbè, io per il sì e per il no. Direi che salvo, eh. Ok. Ok, dai, vieni qui. Allora, dicevo che. Porca Eva. Ok, è andato. Dicevo che non capisco tutta questa verve, tutta questa roba di prendere i platino, ma. Perché davvero conosco gente che se non sblocca il platino non è contenta. Vabbè, detto questo, frecciatina a qualcuno che starà guardando questo video. E niente, volevo dire che. Ho visto che. Porca.
su Naruto Ultimate Ninja Storm 4 ci sono delle cose molto ma molto fighe riguardante i personaggi, ma molto fighe, che poi chiaramente i video ne vedrete a palla. A palla, zio porco, zio bella, zio. Ah, c'è una cutscene? Perché mi fai vedere il muro? Ah, è proprio la visuale, così è fatta apposta. Stile PS1, neanche PS2. Però molto bello. Stai scherzando? Dobbiamo scalarla? Eurio! Ok. Ok. Dicevo. Sì, che dicevo, buonanotte. Ah, se, di Naruto, che appunto su Naruto. Ho visto Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Ho visto delle cose molto fighe. Molto fighe. Come gli abiti di Madara, le skill, le abilità che si usano. Ad esempio, il Susanoo è stato indebolito di moltissimo. Che prima il Susanoo era una roba overpowered. Dove devo andare? Ma dove devo andare? Cioè, non mi fa. Devo andare lì. Ma perché? Musunna. Niente, oh. Non allora, ragazzi, non. Nammi se. Niente, ok, riproviamo. Nel mentre io continuo a parlarvi di Naruto. Che fra le altre cose, come ci ho detto, ci farò molti video. Probabilmente ci farò una serie o qualcosa del genere. È tipo come con The Elder Scrolls Online. Quando mi va ne caricherò uno, quando non mi va niente. Come la stessa cosa verrà con Dark Souls 2. Con Dark Souls 3 poi manca ancora un casino di tempo per aprirle. Quindi poi vedremo. Non so se ci farò tutta la serie. Una serie, quella alla prima botta, non, di sicuro no. La prima botta no, magari quando farò la seconda, la terza run, magari poi vedremo che se farlo o no. Ad esempio su Dark Souls 2, fra PS3 e PS4 non ho idea di quanti personaggi, di quante run abbia fatto. Personaggi ne avrò, non lo so, più di 10. Quindi le run stiamo su 16 run di gioco. Quindi immaginate un po' quanta sia alta la mia esperienza su quel gioco. Ho circa 1000 passaore. Quindi beh, ok. Comunque, sempre tornando a Naruto, facendo finta che io non sia morto, perché voi non lo state vedendo. Non è vero che sono morto, cioè sto proseguendo. Ok, niente. Comunque, ritornando alla discussione, che sono preso Naruto, che sembra molto ma molto promettente. Ormai manca poco, mancano pochissimi giorni. Esce il 6 febbraio, mi pare. Il 6 febbraio, sì. Ormai manca poco, quindi non ci saranno problemi a caricarci video. Su Uncharted invece credo che stiamo arrivando quasi a metà, più o meno. Credo di sì. E niente, oh, ma perché non mi sale lì? Devi andare lì, dai. Non ci va. E madonna. Mi sa che taglio e dai. Ok. Ok, credo proprio di avercela fatta. Perché c'ero già riuscito a salire qui e poi sono morto. Ok. Adesso saliamo qui e siamo arrivati. Ottimo. Buono. Allora. Speriamo che non ci siano troppi nemici. Molto bella. Questo gioco mi sta prendendo un casino, eh. Ok. La musica che sale, pertanto per forarmi i timpani. Dice, foriamo i timpani a pelli, che intanto qui non ci passa. Questi non si rompono. Dove devo andare? Non me lo dire. Io ho già capito dove devo andare. Però voglio far finta di non averlo capito. Non me lo dire che devo riuscire di nuovo da quella finestra. Non me lo dire, non ci voglio neanche andare. Non ci voglio neanche andare. Guarda, devo controllare bene perché. Oddio. Primo bug. Primo bug che trovo. Vabbè, un po' me la sono andata a cercare, eh. Mi sono andato in un punto che neanche ci dovevo andare. Niente. Io non ci voglio andare lì. Non. Cioè, ci deve essere un altro modo. Dai, per favore. Porca Eva.
no, ma non può essere vero. Porca miseria. Ma poi come si vede? Mi chiedo come faccio dopo. Cioè, dovrei saltare? Ah, ok. No. È tipo una visuale, ho capito, ok. Ok, va bene. Va benissimo. Va benissimo, va tutto bene. Tutto bene. Ok. Riproviamo. Oddio, ma perché lo sto facendo? Perché sei pazzo. A quanto stiamo? Siamo già a 11 minuti. Beh, direi che fra un po' ci fermiamo. Ole, nammise. Yoppala. Ok. Vai. I solchi proprio messi nei punti giusti, tipo fatto apposta. Ok. Ok. Vai. Ma cos'è? Oh, è Tarzan. Ma che Spider-Man che è? Vai, vai. Scala la montagna, scala la montagna. Devo sfondare questa finestra. La deve sfondare. Ok, mi terrà. Vabbè. Addirittura. Ma che cos'è, oh? Che c'è qui? Granate? Piglia tutto. Una Uzi. Io vorrei meglio la pistola, forse. Vabbè, usiamo la Uzi, dai, va. Andiamo. Tanto per provarla. La Uzi. Oddio. Madonna, ma che appena sono uscito che ci sono nemici? E io me lo sentivo. Dai. Tiro sta bella granata. E magna da granata. A bello del zio. Magna da granata. Buona granata, vero? Miam miam. Kaboom. E dai, uscite. Guardate quello. Oddio, la granata. Ma non mi ha preso? Bah, credevo fosse lì. Ok. Io mi sa che mi fermerei qui proprio sul più bello, sapete? Mi fermerei qui sul più bello. Ammazziamo questo. Dove stai? Ok. Ve lo farei apposta. Dove stai? Fermatelo. Mi fermerei proprio sul più bello, dai. Ok, ti ho preso. È andato. Ok. Va bene, visto che li abbiamo presi, dai, direi che ci fermiamo qui. Bene. E niente, raccatto un po' di armi. Ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Fate i buoni, che faremo con Bonnie.